Nel 2016 scriveva che i rivestimenti delle gallerie erano fortemente degradati, che c'era una faglia che addirittura aveva spostato l'arco rovescio, cioè praticamente la struttura, che si era mossa, quindi si era riattivata la faglia, che tutte le altre gallerie, molte delle altre gallerie dell'infrastruttura non erano adeguate rispetto a, oltre al Gran Sasso, non erano adeguate alle normative europee entrate in vigore nel 2006, e c'era tempo fino al 30 aprile 2019, quindi 13 anni di tempo per adeguarsi. Scaduto questo termine, Strade Parchi ammette che non sono adeguate, quindi essere in una struttura non a norma secondo le, appunto, normative europee, non quelle scritte da noi, ci dà da pensare. Poi sono entrate in vigore alcune interventi di mitigazione sostitutive di quell'adeguamento, come prevedono le norme europee, però questo non basta ovviamente. Qui nessuno ha detto che Strade Parchi doveva fare gli interventi infrastrutturali, anzi abbiamo detto proprio il contrario, è lo Stato che ci doveva pensare. Quindi bene ha fatto nel 2016 Strade dei Parchi a lanciare loro questo allarme fondato evidentemente, e purtroppo vediamo che però il sistema Italia non ha reagito. Noi abbiamo, quando abbiamo letto questi documenti, purtroppo solo pochi giorni fa, siamo sobbalzati sulla sedia. Peccato che evidentemente i senatori non hanno fatto lo stesso. L'avranno lette queste carte? Ecco, sulla invece questione dei laboratori è stata annunciata, insomma, la fine di alcuni esperimenti con l'allontanamento, come voi chiedevate, del materiale pericoloso. Noi crediamo che debbano fare velocemente ma in sicurezza, perché togliere quelle sostanze, anche la procedura sarà complessa, ma deve essere fatta. Finalmente seguono le nostre indicazioni, gli enti pubblici anche in questo caso sono arrivati un po' in ritardo, solo perché poi la procura è intervenuta, meglio tardi che mai. Peraltro voglio segnalare che loro stessi, in un documento che abbiamo divulgato, l'INFN ammette che il trasferimento di queste, l'allontanamento di queste sostanze non è dovuto a un fine di vita degli esperimenti, ma al fatto che ci sono problematiche immense, importanti, legate alla sicurezza.